Io vorrei diventare vegan, ma i miei genitori proprio non vogliono assolutamente. Parto subito col dire che non ho sicuramente l'arroganza o la presunzione di dire quello che dovete fare, visto che è già un miracolo se capisco quello che devo fare io di mio nella mia di vita, e anche con scarsi risultati, tra parentesi. Però, nonostante io non abbia chissà che conoscenze, ci sono un sacco di argomenti che non conosco, che non ho mai approfondito, sono ignorante in vari campi, quindi non ho sicuramente la verità in tasca. Anzi, di una cosa io personalmente sono convinta, cioè che in quanto figli e figlie non siamo assolutamente proprietà dei nostri genitori. Non gli appartiene il nostro corpo, così come non gli appartiene la nostra mente. Non gli appartengono i nostri pensieri e i nostri ideali, i nostri valori, la nostra personalità, i nostri gusti e il nostro modo di vedere la vita. Quindi, certo, ogni relazione, ogni rapporto familiare è differente e non sono certo io qui a mettermi in cattedra a dirvi cosa dovete fare o dire. Però, come ho detto, non siamo pupazzi in mano di mamma e papà, indipendentemente dalla nostra età. Quindi dovremmo, avere la nostra libertà individuale, proprio perché ci sono, a mio avviso, inevitabilmente tanti ambiti nella vita in cui poi non si può mai essere veramente, pienamente se stessi. Difficile, cioè veramente una lotta continua, almeno nella nostra dimensione, no? Quindi in quelli che sono i nostri valori e i nostri ideali, dovremmo avere questa libertà. E quindi se il veganismo rientra tra i nostri ideali, e quindi se siamo contrari agli allevamenti, a tutti gli allevamenti, alla pesca, ogni tipo di pesca, agli acquari, agli zoo, alle fattorie didattiche, allo sfruttamento animale in ogni sua forma, perché l'abbiamo approfondito, perché l'abbiamo visto e non vogliamo più contribuire, non è pensabile che questa cosa che abbiamo dentro venga insabbiata e seppellita da i valori e gli ideali di qualcun altro, in questo caso dei nostri genitori. Io credo che di fronte a un no come risposta, partendo dal presupposto che se avete, non so, 20, 25, 30 anni e i vostri genitori vi dicono non voglio che diventi vegan, io naturalmente spero che voi abbiate, ecco, diciamo, una vostra personalità tale da dire: mi fa piacere, ma io sono io. Io, diciamo, mi riferisco più a chi magari è minorenne, naturalmente. Ma comunque, indipendentemente dall'età, quando c'è un no, secondo me gli scenari possibili sono due. Il no dettato da una non conoscenza dell'argomento, un'ignoranza di base, un sentito dire, un'insicurezza, no? Una paura per la nostra salute, perché magari potrebbe succederci qualcosa, perché in TV ho sentito quello, al bar hanno detto quello, eccetera, no? E in quel caso, secondo me, è importantissimo parlare serenamente, documentare i nostri genitori, far leggere loro dei libri, degli articoli, dei documentari insieme, quindi tranquillizzarli, riempire quelle lacune che hanno insieme, oppure il no per partito preso, cioè no perché no, no perché lo dico io, no perché è così, no perché sotto il mio tetto si fa così come dico io. In quel caso lì, naturalmente, mi rendo conto che è più difficile, perché no, è difficile articolare una conversazione, naturalmente, ma anche in quel caso io non getterei la spugna, perché non è una stupidaggine, non è una sciocchezza. Parliamo della vita di qualcuno che viene stroncata contro la sua volontà. Parliamo
per un panino, per un paio di scarpe, per una cintura o per un aperitivo. Quindi è qualcosa che giustamente abbiamo a cuore e qualcosa che ha portato un cambiamento nel nostro modo di pensare. E quindi non arrendetevi, assolutamente. In quanto figli e figlie abbiamo il diritto di avere le nostre idee, di fare delle nostre scelte, di fare attivismo, se abbiamo voglia di fare attivismo, di avere dei nostri ideali, dei nostri valori e di portarli avanti, anche se non sono gli stessi dei nostri genitori. Se vado indietro nel tempo, l'ultima volta che mi è stata detta questa frase è stata da un mio coetaneo, quindi una persona di quasi 30 anni. Vorrei giù, io vivo ancora con i miei, non vorrei metterli in difficoltà per tutti i vari cambiamenti che poi ci sarebbero in casa, eccetera. Quindi so che non è neanche una questione di età. Ho capito questo, cioè, mi sto già contraddicendo da sola, perché prima ho detto un conto è se avete 14 anni, un conto se ce ne avete 30 come me. Non è vero, perché so che ci si fa condizionare inevitabilmente. Un mio consiglio, così secondo me può essere forse uno spunto di riflessione per ridimensionarci un attimo e vederla da un altro punto di vista. La guarderei dal punto di vista dei pulcini, dei tacchini, dei maiali, delle aragoste, dei tonni. La guarderei dal loro punto di vista, perché è questa l'ottica, secondo me, che fa cambiare le cose. Che dà quella determinazione a compiere una scelta. Ecco. Grazie mille per aver seguito il video, grazie per condividere i miei video e se conoscete qualcuno che vorrebbe diventare vegan ma sente l'ostacolo appunto della famiglia, dei genitori e dice che quindi non può diventare vegan per questo motivo, se pensate che questo video possa aiutarlo, condividetelo. E noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Con affetto, ora e per sempre vegan.